Tocca agli USA, che hanno imparato la lezione ed evitano di giocare una carta associata all'avversario per eseguire direttamente l'operazione dei tiri di riallineamento, utili per sottrarre influenza all'avversario. Ogni punto operazioni consente un tiro, in cui il giocatore sceglie una nazione con influenza nemica, poi entrambi tirano il proprio dado aggiungendo più uno per ogni nazione adiacente controllata, più uno se adiacente alla propria superpotenza e più uno al giocatore con più influenza nella nazione. Quindi gli USA eseguono il loro unico tiro di riallineamento in Romania, dove l'URSS ha un più 2 per adiacenza alla propria superpotenza e per la maggioranza di influenza. Gli USA hanno un più 1 per l'adiacenza alla Turchia, che è controllata. Questo è il tiro, che dà un risultato modificato di 5-3, che consente al vincitore USA di rimuovere dalla nazione tanta influenza nemica quanto la differenza dei tiri. In questo caso 2, ma essendoci una sola influenza, gli USA rimuovono quello che c'è. Risponde l'URSS che nel suo secondo round sceglie una carta neutrale per l'operazione tentativo di colpo di Stato. È un'azione simile al riallineamento, ma più incisiva. Il giocatore sceglie ancora una nazione con segnalini avversari, la Danimarca ad esempio, tira il dado e vi aggiunge i punti operazioni della carta. In questo caso quindi la somma è 10. A questo risultato si sottrae il doppio della stabilità della nazione, in questo caso 3, quindi 6, e con questa differenza di 4 l'URSS toglie il segnalino USA e con la differenza restante ne aggiunge 3 dei suoi, prendendone il controllo. Il colpo di Stato gli conferisce anche tante operazioni militari quanto i punti operazioni della carta, quindi 4, ma aumenta lo stato di tensione con l'abbassamento di 1 del DEFCON. Il tabellone ci dice che con questo DEFCON non saranno più possibili colpi di Stato e tentativi di riallineamento in Europa. Nel secondo round gli USA fanno l'unico tentativo di corsa allo spazio consentito al giocatore nel turno. Gioca una carta con la stella rossa, ma l'evento associato all'avversario non si verifica, giacché questa è l'unica operazione con la quale un giocatore può non attivare e quindi liberarsi anche di eventi avversari. La carta deve avere un valore operazioni almeno pari a quello richiesto dalla casella successiva, in questo caso 2. Si tira un dado e se il risultato ricade nell'intervallo richiesto, in questo caso da 1 a 3, il segnalino del giocatore avanza, conferendo quindi 2 punti al primo giocatore che la raggiunge. Se anche il giocatore URSS poi in un suo successivo tentativo di corsa allo spazio riuscirà a raggiungere la casella, otterrà come secondo giocatore un punto. Altre caselle invece conferiscono un'abilità speciale al primo giocatore che la raggiunge e la annullano quando la raggiunge il secondo. Nel suo terzo turno l'URSS gioca infine la carta Crisi di Suez come evento che gli consente di rimuovere 4 punti influenza statunitensi tra Francia, Israele e Regno Unito e una volta fatto la rimuoverà dal gioco per chi asteriscata. Si procede così, alternandosi, sino a che ogni giocatore ha eseguito 6 round nei primi 3 turni, 7 nei turni successivi, per cui a conti fatti, alla fine di ogni fase round di azione, ogni giocatore rimarrà con una carta in mano che integrerà quelle da pescare nel prossimo round. È importante notare che la carta che il giocatore può mantenere in mano tra un turno e il successivo non può mai essere una carta punteggio, che quindi, quando pescata, va obbligatoriamente giocata nel turno in corso. La quinta fase è quella di controllo dello stato di operazioni militari. Se le superpotenze hanno meno operazioni militari dello stato del DEFCON, perdono un numero di punti pari alle differenze. Nel nostro esempio, gli URSS ne hanno a sufficienza 4 contro le 4 richieste, ma gli USA non ne hanno nessuna contro le 4 richieste, per cui perdono 4 punti che vanno a vantaggio del giocatore URSS. Oltre alle carte pescate, all'inizio del gioco l'URSS ha in dotazione anche la carta Cina. È una carta che può essere giocata durante la fase dei round di azione e se ciò avviene passa immediatamente all'avversario a faccia in giù e l'avversario solo durante la sesta fase di controllo della carta Cina può girarla pronta per essere eventualmente utilizzata nel round successivo. Il turno si chiude con la fase 7 di avanzamento del segnalino turno. È in questa fase che nel terzo turno si aggiungono alle carte da pescare le carte metà guerra, mentre nel settimo turno si aggiungono anche le carte fine guerra. Come esempio di punteggio di una regione, supponiamo che nel turno successivo il russo, nella fase principale o in quella dei round di azione, abbia giocato la carta punteggio Europa. Come dice la carta, ma anche la mappa,
Le due fazioni ricevono 3 punti per la presenza in Europa e li guadagnano entrambi in questo caso perché entrambi controllano almeno una nazione. Si ha invece la dominazione se si controllano più nazioni dell'avversario con almeno una nazione che non sia un campo di battaglia, la Danimarca ad esempio, e più campi di battaglia, 2-0 per l'URSS. In questo caso quindi i 7 punti assegnati dalla carta per la dominazione vanno all'URSS. Infine c'è il controllo, che vuol dire controllare più nazioni dell'avversario e controllare tutti i campi di battaglia della regione. C'è da dire che mentre tutte le altre carte punteggio, associate quindi alle altre regioni, conferiscono punti vittoria per il controllo, l'Europa invece, abbiamo già visto, darebbe vittoria automatica. Non è questo il caso però, giacché Francia, Italia e Germania Ovest, come campi di battaglia, risultano ancora incontrollate. Infine, la carta punteggio dà un punto per ogni campo di battaglia controllato, 2-0 ancora una volta per l'URSS, e un punto vittoria per ogni nazione controllata adiacente alla superpotenza nemica, 1-0 per gli USA grazie al controllo della Romania. Quindi, ragionando per differenze, il giocatore URSS guadagna ai danni dell'avversario 8 punti vittoria, per cui aggiornando con il segnalino punti vittoria, questo si attesta sui 6 punti per il giocatore URSS. Simulazione, e questa è la parola d'ordine di Twilight Struggle, diciamo il suo punto di forza. Oggi quel periodo di tensione politica è passato, quindi possiamo giocarci su. Nessuno di noi si potrà mai sentire come il leader di quelle superpotenze dell'epoca. Eppure la tensione tutta positiva che crea tra i due giocatori questo gioco lo lascia intuire come ogni tua azione in un continente può avere subito una reazione da parte dell'avversario in un'altra area dello stesso continente, o peggio ancora da tutt'altra parte, perché è lì che ti preoccupi. Pensi adesso cosa avrai in mente? Faccio veramente fatica a trovare difetti in questo gioco, anzi, diciamocela tutta, non ne trovo. Il turno stesso è abbastanza lineare da poter essere assimilato in pochi giri e anche le azioni a disposizione non sono poi così tante da disorientare. Certo, il campo di gioco in cui eseguirle è il mondo, ma anche in questo senso a limitare la scelta ci sono le carte punteggio che forniscono obiettivi di breve e medio termine, da cui non è possibile prescindere, quindi una linea guida c'è sempre. Certo, non lo proporrei ad un giocatore alle prime armi, tra l'altro mai termine fu più indicato, però alle seconde armi sì. Forse i più smaliziati potrebbero trovarlo ripetitivo, considerando il numero relativamente limitato di carte, forse anche per il fatto che il punteggio di determinate aree è pressoché illimitato a determinati periodi di gioco, quindi alla lunga si sa dove si va a parare per fare punti. Quanto ai tempi, se si arriva fino al decimo turno, vanno tenute in conto le 3 ore, ma abbiamo fretta? Se ne abbiamo, giochiamo ad altro. Twilight Struggle va assaporato con calma. Poi, dalla mia limitata esperienza, posso anche dire che la partita finisce con buona probabilità prima per il raggiungimento dei 20 punti vittoria. Ora però passo la linea a John per i saluti. A te, John. Grazie, Alchila, e grazie, amici. A voi che ci avete seguito, do appuntamento alla prossima puntata di Tocca a te ed auguro una buona giornata.